Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo le specie principali di pesci che potremo mettere nei nostri laghetti, stagni, eccetera, quindi pesci da tenere all'esterno. Partiamo dal primo pesce, il pesce rosso, conosciutissimo da tutti, lo troviamo in tante forme e colori. La differenziazione principale è tra forme omeomorfe ed eteromorfe, l'ho già spiegato in un video quindi non sarò troppo prolisso. Le forme omeomorfe saranno quelle simili a quella classica, ancestrale e selvatica, invece le forme eteromorfe saranno quelle con una forma diversa, quindi doppia coda, forma più tozza, uovo, eventuale mancanza di dorsale, eventuali forme tumorali sulla testa, tipo gli oranda, eventuali occhi a telescopio, e tante altre particolarità. Molti vi diranno che gli eteromorfi non possono assolutamente stare all'esterno. Questa è una cosa non del tutto vera, nel senso che innanzitutto la maggior parte degli eteromorfi possono stare fuori al sud senza nessun problema, in laghetti fatti bene. L'eccezione sta solo per qualche varietà particolarmente delicata, come il babolai, anche il pearl scale, mi sento di sconsigliarlo all'esterno, e qualche altra forma particolarmente pregiata e delicata. Ma la maggior parte di quelle rustiche, quindi il Blackmoor, telescopi ovari, anche gli oranda, se non troppo selezionati, possono stare fuori. E moltissimi lo fanno anche al nord. Comunque, detto questo, i pesci rossi sono pesci che crescono abbastanza. In linea di massima la dimensione finale è di circa 30 cm, anche se ho notato che la varietà Chubunkin, che io ad esempio possiedo, cresce di più. Ora non so il perché, ma sono anche più possenti a livello di corporatura. Ho notato questo. Comunque cambia poco. Poi con le pinne lunghe che hanno gli Chubunkin, diciamo che si arriva ai 35, forse anche 40 cm. Come stavo dicendo, sono pesci che hanno bisogno di abbastanza acqua. Diciamo che per quanto mi riguarda gli omeomorfi non li terrei mai in laghetti sotto i 2000 litri, perché comunque il laghetto già di 1500 litri, io ne ho uno dove una volta li tenevo ma ora non ce li tengo più, che ha una misura sì di 2 metri di lunghezza, però l'acqua è molto bassa per esempio, perché è profonda solo 45 cm nella parte più profonda, negli altri punti ancora meno. Questi pescioni di 30 cm in che spazio starebbero? E anzi, nel mio caso io ho fatto una vasca poco profonda, perché sono al sud e me lo posso permettere. Ma al nord, dove l'acqua magari va a ghiacciare, eccetera, dove si fa una profondità ancora maggiore, di 80 cm o addirittura 1 m, capite che 1500 litri è uno spazio per un laghetto che ha le sue irregolarità, eccetera, molto molto piccolo. Comunque, detto questo, serve un laghetto abbastanza grande, si parla di 100 litri a pesce rosso. Questo vale in acquario, in laghetto ne servono molti di più perché diventano anche molto più grossi e comunque sporcano. Però è comunque secondo me sbagliato parlare di litri a pesce senza considerare poi il filtro. È importante parlare anche di filtro. Quanto carico organico può reggere quel determinato impianto di filtraggio? Questo vale in generale per tutti i pesci. Comunque serve abbastanza acqua e il pesce rosso potrà stare sia in un laghetto in stile naturale, quindi con piante, eccetera, ovviamente con un buon filtraggio. Ho già spiegato in più video la differenza tra laghetto e stagno, ma ve la rimetto in descrizione. Oppure potremmo tenerlo in koi pond. Vedremo dopo cos'è il koi pond. In stagno mi sento assolutamente di sconsigliarlo per una questione di igiene, per una questione anche di qualità della vita dell'animale, eccetera. Il secondo pesce conosciutissimo è la gambusia, Gambusia affinis. È un piccolo pesce della famiglia Poecilidae, endemico del sud degli Stati Uniti, ma in realtà ormai lo troviamo in quasi tutto il mondo perché è un pesce molto robusto ed è stato inserito praticamente ovunque per combattere la lotta alle zanzare e per la malaria tanti anni fa. E anche se in realtà non solo non ha risolto, ma ha fatto più danni che altro. Comunque è un pesciolino facilissimo che possiamo mettere in tutti i tipi di vasca all'esterno, anche senza filtro, non c'è nessun problema. È molto vorace, molto riproduttivo se trova le condizioni giuste. Non permette spesso la riproduzione di altri animali, quindi sappiamo che se metteremo la gambusia, spesso non vedremo girini, non vedremo avannotti di altri pesci, eccetera. Però comunque è un pesciolino che a alcuni piace. Io per esempio lo tengo perché lo trovo molto carino. Poi sono appassionato di poicilidi e quindi non poteva mancare. Però personalmente lo tengo in una vasca tutta per questa specie. Un'altra specie che possiamo tenere è certamente la carpa koi. La carpa koi in questo caso può essere inserita solo in koi pond e non in laghetti naturali o addirittura stagni. Ha bisogno proprio di una vasca koi pond. Esattamente di cosa si tratta? Deve essere una vasca con un'ottima biochimica,
con impianti di filtraggio estremamente potenti e grandi, sia come meccanici che come biologici, che come lampade, eccetera. Si consiglia di non mettere le piante, perché le piante sappiamo che, essendo comunque una superficie, accumuleranno anche tanto sporco tra le radici, eccetera, andranno ad accumulare e a far alzare la carica batterica negativa, che è pericolosa soprattutto per alcune varietà con la cute particolarmente delicata. E per questo motivo appunto si consiglia di non mettere le piante. Considerate comunque che le koi, come le altre carpe, sono principalmente erbivore, quindi per esempio delle ninfee o della egeria o del ceratophyllum ve le faranno fuori in poco tempo, se non da piccole, da adulte. Quindi le piante che possono stare comunque sono quelle più coreacee e palustri, non ossigenanti. Però appunto vi consiglio di non metterle proprio, quindi si vanno a creare dei filtri dove si andranno a creare delle situazioni aerobie e anaerobie, dove andremo anche a gestire i nitrati. Si può anche pensare a una zona di fitodepurazione che, se ben gestita, non dà problemi per quanto riguarda la carica batterica negativa. Le koi sono animali molto grandi, se gestiti bene, se di buona genetica, superano anche il metro di lunghezza. E questo vale per le femmine, i maschi in genere non superano i 70 cm. E si consiglia di tenerle da sole, però possono convivere tranquillamente con pesci rossi, carpe amur, altre carpe, leuciscus e tante altre. Però anche per una questione di gestione e per godercele meglio, si consiglia di tenerle da sole. Un'altra specie che possiamo tenere è la carpa amur. Anche qui parliamo di un animale molto grande, supera il 1,20 m di lunghezza, è molto agile e salta parecchio, quindi attenzione anche a dove la mettiamo, perché può saltare e ce la ritroveremo fuori. Sono animali molto grandi, li troviamo nella varietà albina e ancestrale, li potremo mettere ad esempio nei koi pond, perché sono animali erbivori che mangeranno eventuali alghette, foglie, eccetera, saranno, oltre che belle per alcuni, anche comode sotto questo punto di vista, dovranno comunque essere alimentate, sia chiaro. Potremmo anche metterli in laghetti naturali, che siano molto grandi, si parla di circa 2000 litri ad esemplare, visto la dimensione, eccetera. Un altro pesce che potremo inserire all'esterno sarà ad esempio il Leuciscus idus. Anche qui lo troveremo nella varietà ancestrale, che è circa bianca con delle iridescenze blu, o troviamo anche la varietà gold, quindi questo colore oro molto molto carino. Sono animali anche loro molto grandi, che superano gli 80 cm di lunghezza, hanno bisogno di acqua abbastanza pulita e ossigenata. Loro li possiamo mettere sia in laghetti naturali che in koi pond. Un altro pesciolino molto comune è il medaka, si sta conoscendo sempre di più negli ultimi anni e fra un paio di anni anche i negozi ne saranno pieni, questo lo vedrete, almeno per quanto riguarda le varietà più semplici da selezionare. Sono pesci estremamente piccoli che potremo tenere anche nei mini pond, quindi anche in 30 litri ne potremo mettere tranquillamente un trio che poi si riprodurranno, eccetera. Li troviamo delle più disparate varietà e dei più disparati prezzi, quindi dai 3 euro l'uno fino a decine e decine di euro per esemplare. Sono semplicissimi da tenere, resistono benissimo alle temperature esterne, anche in vasche piccole, e sono veramente carini e facili da tenere. Un altro pesce che possiamo inserire all'esterno, questa volta solo al sud Italia, è il Tanictis albonubes, un piccolo pesciolino e un ciprinide. Ha bisogno in questo caso di acqua molto fresca e ossigenata, per questo motivo lo sconsiglio negli stagni, ma solo in laghetti naturali, proprio per una questione anche di allestimento, dove comunque si riprodurranno e diventeranno sempre di più. Ribadisco che può stare solo al sud Italia all'aperto, perché soffre comunque le temperature troppo basse, anche se personalmente una volta ho avuto un picco di 2,5 gradi, si intende la temperatura dell'aria, e loro stavano benissimo. Quando tutti i pesci erano in bruma sul fondo, loro sguazzavano tranquilli come nulla fosse. Questa cosa devo dire che mi ha suscitato parecchio stupore. Un altro pesciolino che potremmo mettere all'aperto, sempre al sud Italia, è il Macropodus opercularis, uno sfromenide, quindi come ad esempio il betta, però di acqua fredda, in realtà subtropicale, che al sud sta benissimo all'esterno, in laghetti naturali o anche in stagni in questo caso. Sono pesci non troppo grandi, non superano i 12 cm almeno i maschi, si riproducono facilmente, fanno il nido di bolle come in betta, eccetera. L'ultimo pesce che mi sento di inserire in questa lista è
la tinca. Anche qui la troviamo in più varietà, la varietà Gold e l'ancestrale. È un pesce che troviamo anche nel nostro territorio, la troviamo ovviamente nella forma ancestrale, è di un colore verde iridescente molto molto particolare. Ho notato che quelle nostrane rimangono più piccole rispetto a quanto si può leggere online. Non so onestamente perché, credo sia legato alle temperature. Comunque sono piccole, stanno sul fondo, le potremo inserire sia in stagni molto grandi, in laghetti naturali, che anche in koi pond. In koi pond però non ha molto senso perché comunque non le vedremo, stanno appunto sul fondo. Con questa lista ho concluso. Ovviamente era una lista giusto così per nominarvi le specie più adatte a stare all'esterno. Non ho assolutamente fatto una scheda allevamento per ogni specie, quindi se decidete di prendere una determinata specie, informatevi bene prima di prenderla, studiate e poi si comincia a costruire la vasca e decidere di prenderla. E soprattutto cercate di capire se avete una vasca adeguata alla specie. Ribadisco che tra stagno e laghetto c'è una differenza enorme che riguarda la biochimica, la manutenzione, le attrezzature, l'igiene e tanto altro. Quindi fate attenzione a questa cosa. Purtroppo è pieno, soprattutto su Facebook, di gente che ha delle paludi putride e crede di avere dei laghetti, o di gente che ha degli stagni e crede di avere dei koi pondi. Assolutamente no, c'è una differenza molto molto importante tra tutti questi sistemi acquatici. Detto questo, con questo video ho concluso, era solo una lista così giusto per nominarvi le specie più comuni da tenere all'esterno. Vi ricordo che ho il profilo Instagram, come sempre appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.